Per Dentro la Francia Corta abbiamo assistito alla conferenza stampa di presentazione del Festival del Cammino d'Autunno che si svolgerà domenica 31 ottobre qui nel Comune di Rovato. Ne parliamo con alcuni dei protagonisti. Mariella, ad oggi abbiamo superato le 200 iscrizioni e sul numero totale hai lasciato un po' di suspense. Ma fino a quando c'è tempo per le iscrizioni? Allora, proprio perché è un evento a numero chiuso, stiamo tenendo monitorate le iscrizioni. Quindi, nel momento in cui vediamo che stiamo arrivando al numero che ci siamo prefissati, probabilmente le chiuderemo per poi magari eh, riaprirle all'ultimo minuto per dare la possibilità comunque, eh, magari se ci sono degli annullamenti ad altre persone di iscriversi. E quindi dipende molto dal tempo perché se sarà una bella giornata come ci auguriamo sarà bellissimo perché ci sono i colori dell'autunno di questo periodo rendono ancora più affascinante il nostro territorio. Dottor Rosa, Festival del Cammino d'autunno, come si prepara il fisico col cambio delle stagioni? Ma si esce da un periodo che è l'estate dove sì, c'è un rallentamento dell'impegno fisico per il caldo e come riparte la temperatura gradevole che normalmente è di settembre si riesce a dare maggiore intensità, maggior durata e maggior voglia di uscire a camminare per cui piano piano si arriva, il motivo per cui si fa questo evento proprio in autunno, non si arriva all'autunno in cui si è vogliosi. Di camminare più preparati, più felici e più contenti. Assessore, tema del Festival del Cammino d'Autunno: una sana follia. Ci vuole follia per fare rete fra le associazioni? Assolutamente no, bisogna avere idea degli obiettivi che si, vogliono che si vuole raggiungere e attraverso quello creare il percorso per eh, creare sinergia attraverso le, le associazioni. Le associazioni sono il patrimonio della nostra, nostra società, della nostra cittadina e che grazie a loro siamo riusciti a creare un evento di un impatto di questo tipo. Siamo già oltre 200 iscritti, non abbiamo, ancora, abbiamo ancora pochi posti disponibili però ce la faremo e grazie veramente alle associazioni del territorio di Rovato e della Francia Corta che grazie al loro impegno si è creato questo evento unico nel suo genere. Sindaco, Festival del Cammino d'autunno per scoprire Rovato non solo delle reti principali ma per valorizzare anche il centro. Certo, noi abbiamo un territorio che è meraviglioso. Eh, spesso incontro i rovattesi che non conoscono le loro meraviglie che hanno sul territorio. Quindi mi dispiace molto. Quindi la promozione del territorio, la promozione di Rovato, guardi, è una cosa che vale la pena di fare perché effettivamente c'è tanto da vedere e c'è tanto da assaporare. Presidente, che giornata sarà domenica per il Cairovato? Ma, speriamo che sia una domenica innanzitutto bella col tempo e dopo che partecipi parecchia gente e, e vengano a trovarci spero che sia bella, che vada di tutto bene più che altro Presidente, a lei chiediamo cosa pensa di questa manifestazione per riscoprire le località e gli, gli monumenti storici dei paesi che ancora non conosciamo io penso sia un'idea bellissima, ho apprezzato tantissimo sia l'invito del Presidente del CAE di Rovato sia la il loro intervento diretto in questo tipo di manifestazione. Io credo che quando si cammina e si fa un movimento anche lento, però di conoscenza della cultura, della propria città, delle proprie montagne che circondano la città, sia un'idea oltre che bellissima, un momento troppo importante per non essere valorizzato. Torniamo a te Mariella: una cosa importante da sottolineare, l'evento è gratuito. Sì, l'evento è assolutamente gratuito perché il comune di Rovato ha proprio voluto che fosse per tutti, quindi gratuito per tutti e quindi grazie proprio al contributo del comune possiamo rendere, abbiamo, rendere questo evento fruibile a tutti senza un es nessun esborso di denaro.